serve predicare a quei miliardi di sonnambuli che vanno verso il caos con passo uniforme sotto il pastorale dei loro seduttori spirituali e sotto il bastone dei loro padroni. Sono colpevoli perché innumerevoli le masse di perdizione devono morire affinché una restaurazione dell'uomo sia possibile. Il mio prossimo non è un insetto cieco e sordo. Il mio prossimo non è neanche un automa spermatico. Il mio prossimo non sarà mai un anonimo in preda a idee oscure e confuse. Questi sono i vari aborti dell'uomo e noi lasceremo che confondano nella notte la loro gioia e il loro dolore. Egualmente assurdi. Che ci importa del nulla di questi schiavi? Nessuno li salva né da se stessi né dall'evidenza. Tutto si appresta a farli precipitare nelle tenebre. Furono concepiti dai capricci degli accoppiamenti, poi nacquero alla stregua di mattoni che escono dallo stampo, ed eccoli formare file parallele in cumuli che arrivano alle stelle. Sono uomini? No. La massa di perdizione non si compone mai di uomini, già che l'uomo ha inizio soltanto a partire dal momento in cui la folla, tomba dell'umano, si estingue.